Con la mostra attualmente in corso in Biblioteca Classense, inclusa Es Flamma, Ravenna 1921, il sessantenario della morte di Dante, dopo 100 anni è stata avviata una riflessione sulle ultime celebrazioni nazionali dantesche. La tomba di Dante è ancora lì, come un'isola senza tempo, ma l'Italia del 1920-21 era un paese assolutamente diverso da oggi, un paese che era uscito vincitore dalla Grande Guerra, che si era finalmente assiso su quelli che riteneva i propri confini naturali, comprendenti vaste zone italofone dell'ormai morto impero austro-ungarico. I prodromi di queste celebrazioni sono stati rintracciati in un'altra grande manifestazione che ebbe il sommo poeta come protagonista, le feste dantesche del 1908. Queste furono organizzate come delle onoranze al poeta e in prima battuta furono promosse dalla Società Dantesca Italiana di Firenze, quasi come un viaggio congressuale. Ha subito notato come non fosse ancora pienamente radicato l'uso di festeggiare ricorrenze centenarie, tant'è che nel 1908, lo dico un po' recisamente, non ricorreva alcun anniversario particolare, né per la biografia di Dante né per i festeggianti. Le feste dantesche si collocano in una situazione alquanto mista perché da un lato segnarono la nascita di un rito che si tiene ancora oggi, la cerimonia dell'olio, dall'altra furono un pellegrinaggio organizzato, come ce n'erano stati molti altri in precedenza. Una fonte di grande importanza ci aiuta ad indagare, le visite al sepolcro dantesco tra 8 e 900, una fonte che qui introduco brevemente e sulla quale torneremo, gli albi di firme della tomba di Dante. Le feste si tennero a Ravenna tra il 13 e il 14 settembre del 1908, dunque nei giorni della morte del poeta, avvenuta proprio nella notte tra il 13 e il 14 settembre di 587 anni prima, nel 1321. Come dicevo, furono ideate dalla Società Dantesca di Firenze, la prestigiosa istituzione culturale ancora oggi in prima linea negli studi danteschi. All'interno di questa prestigiosa istituzione, su idea di Guido Biagi e per impulso di alcune personalità importanti di rilievo, quali Cesira Pozzolini Siciliani e Giuseppe Lando Passerini, si era fatta strada l'idea di offrire al sepolcro di Dante una lampada che ardesse perpetuamente, con funzione definita espiatoria dell'ingrata patria al suo glorioso figlio. A questo punto possiamo fare un parallelo tra il Vittoriano e la tomba di Dante. Non legato al culto del sovrano, come appunto il Vittoriano, che non è ma contiene l'altare della patria e che fu inaugurato solo nel 1911, il tempietto di Dante si prestò agevolmente a questa nuova destinazione d'uso non codificata e patriottica, risultando congeniale per l'ambiente sociopolitico romagnolo, notoriamente poco devoto alle monarchie a dir poco, e senz'altro invece connotato dal fervore per le idee socialiste, repubblicane e mazziniane. Nato dunque con finalità prettamente culturali e accademiche, il pellegrinaggio alla tomba di Dante si trasformò ancora in fase organizzativa in una manifestazione politico-patriottica che coinvolse città e territori di cultura e sentimenti italiani, ma ancora soggetti all'impero austro-ungarico, le cosiddette terre irredente, che nutrivano l'aspirazione ad unirsi alla madrepatria. Fu così che Trieste, Trento, l'Istria, la Dalmazia, Gorizia e la città di Fiume decisero di unirsi all'impresa patriottica donando come complemento della lampada un'ampolla per l'olio montata su una colonnetta di alabastro del Carso, decorato a sua volta da una ghirlanda argentea donata in particolare dalla città di Fiume. La proposta fu avanzata da Riccardo Zampieri, direttore dell'Indipendente, giornale triestino. Qui presento alcuni documenti preparatori, uno dei quali ricorda i legami tra Trieste e Ravenna. È una lettera di Attilio Ortis, di cui leggo alcune righe. Trieste, già congiunta con Ravenna da millenaria comunanza di storie e di affetti, stringe con la città sorella nuovo nodo d'amore sotto gli invocati auspici del nostro massimo poeta. 19 dicembre 1907, lettera che si conserva nell'archivio storico comunale gestito dalla nostra istituzione. Il comune di Firenze intanto aveva sposato l'idea della società dantesca e deciso di provvedere in perpetuo alla spesa per l'olio, riportando su un'artistica pergamena la decisione, storica decisione che implicitamente poneva fine alla secolare richiesta di riavere le spoglie del poeta proprio per via della perpetuità dell'omaggio.
L'incisione di Carlo Vostri. Il tema delle cinque donne cita il Vangelo secondo Matteo e la parabola delle 10 vergini che nel giorno delle nozze vanno incontro allo sposo con una lampada piena d'olio. Solo 5 di esse hanno una riserva, sono appunto le 5 vergini prudenti che simboleggiano appunto le 5 terre irredente. Attualmente l'opera è esposta nel percorso di Inclusa est Flamma. Il ramo d'alloro di Parenzo. La città di Parenzo, che oggi è una città bilingue dello Stato croato, dovette sentire particolarmente la vicinanza con Ravenna, non solo in rapporto a Dante. Il suo rapporto di consonanza, che tuttora l'avvicina alla città romagnola, è legato soprattutto alla sua basilica eufrasiana, un bene tutelato dall'UNESCO, edificato a partire dal 553. I mosaici sono veramente simili a quelli delle basiliche ravennati, pur con tutte le normali differenze, basiliche ravennati che nel caso di San Vitale e di Santa Apollinare in classe vengono consacrate solo 6 anni prima, nel 547. Bastano poche immagini a suggellare queste affermazioni, mentre gli studi storici dimostrano l'esistenza di una koinè che, ancor prima della nascita di Venezia, unì le due sponde dell'Adriatico all'insegna dell'esarcato di Ravenna e dell'impero bizantino. Anche i rapporti economici, oltre che culturali, tra Ravenna, Parenzo e tutta l'Istria furono sempre strettissimi. Come non citare a riprova di ciò l'arcivescovo ravennate Massimiano, che era in realtà di Pola e fu un grande fiduciario dell'imperatore Giustiniano, accanto al quale era raffigurato nei mosaici di San Vitale. Altri tempi rispetto a quelli di cui ci stiamo occupando, ma è importante evidenziare come le rotte tra le città adriatiche all'insegna di Dante si basassero su legami strettissimi e di antichissima data, che riguardavano praticamente tutti gli ambiti della vita sociale, culturale ed economica. L'ultimo dono delle feste del 1908 che qui presentiamo è il bassorilievo di Gorizia. Si tratta di un piccolo rilievo consegnato dal consigliere comunale Giuseppe Brumati. Abbiamo ritrovato nell'archivio storico del nostro comune il documento che lo descrive, che fu consegnato direttamente dalle mani di Brumati. Cito adesso un brano del discorso tenuto da Isidoro Del Lungo durante la presentazione dei doni, il 13 settembre 1908 nel Teatro Alighieri di Ravenna. La Società Dantesca Italiana adempie oggi un ufficio nel quale la religione dei sepolcri e delle grandi memorie si congiunge in simbolo augusto con la religione della patria. Sulla tomba noi accendiamo, o forse è meglio dire avviviamo, una fiamma che ardeva invisibile, lampada di vita, che l'una generazione consegnerà all'altra nell'arduo cammino dell'umano concorde progresso. Del Lungo ricevette i calorosi applausi dei convenuti al Teatro Alighieri. È notevole il ricorso alla metafora della fiamma invisibile che ardeva su quello che sempre più si andava configurando come un tempio della coscienza nazionale. E la simbologia della fiamma è ben presente in tutte le vicende dantesche ravennati del Novecento, vicende non certo prettamente locali. L'incisione sul manico dell'ampolla, in effetti, rilegge liberamente San Bernardo e così da Ignis si arriva a Flamma, quella stessa fiamma che qualche anno dopo fu ripresa da Gabriele D'Annunzio, personalità di caratura internazionale e ben conscia della portata dei messaggi lanciati. D'Annunzio fece stampare su 3 sacchi di juta decorati da Adolfo De Carolis il motto Inclusa est Flamma, all'interno è la fiamma, un rimando alla fiamma perenne che ardeva all'interno del tempio di Apollo a Delfi, considerato il cuore della nazione greca. È chiaro quindi il parallelo tra il cuore della nazione greca e il cuore della nazione italiana, che sarebbe l'interno del sepolcro di Dante, ove all'interno ardeva questa lampada con una fiamma perenne. I 3 sacchi colmi di alloro giunsero a Ravenna il 13 settembre del 21, trasportati su 3 aerei e aprirono il corteo delle celebrazioni del centenario. Sull'ampolla non mi diffondo oltre, in attesa dei contributi che verranno offerti nel corso dei prossimi incontri di questa rassegna. Ho però il piacere di mostrarla nella bellissima medaglia dell'Udinese Aurelio Mistruzzi, raffigurata insieme alla lampada in una medaglia del 1921. Si tratta di un'altra presenza di grande rilievo all'interno del nostro percorso. È il caso adesso di tornare alle feste dantesche, di cui si conserva in biblioteca un piccolo album fotografico, probabilmente basato su scatti del fotografo triestino Biagio Padovan.
La mattina del 13 settembre i triestini, i trentini, gli istriani, i goriziani e i fiumani arrivarono in Darsena con quattro piroscafi, accolti festosamente dai ravennati e dai fiorentini. Erano presenti il sindaco di Roma, Ernesto Nathan, il sindaco di Ravenna, il podestà di Parenzo Danelon, i rappresentanti di Trieste, Gorizia e Trento e il sindaco di Firenze con giunta, valletti e trombettieri che accompagnavano il gonfalone. Al mattino in Biblioteca Classense si inaugurò la sala dantesca, oggi detta Sala Olschi, che conteneva i cimeli ravennati legati a Dante e che rappresenta l'antefatto del museo dantesco inaugurato poi nel 1921. Si presentò in quell'occasione per la prima volta la raccolta dantesca Olschi, uno dei più importanti fondi librari del mondo a tema dantesco, ancora oggi conservato nel medesimo spazio e nelle medesime condizioni. Nel pomeriggio, dopo i discorsi delle autorità e la presentazione dei doni sul palco del Teatro Alighieri, ci si spostò verso il tempietto del Morigia, dove i doni erano stati nel frattempo già installati. Stava per tenersi per la prima volta il rito dell'offerta dell'olio, che si tiene ancora oggi, ogni anno. Non molti sanno però che il primo olio offerto alla tomba di Dante non proveniva dalle colline toscane, ma fu portato invece dagli istriani insieme all'ampolla. Santi Muratori, divenuto poi direttore della Biblioteca Classense, ci ha lasciato un'interessante cronaca della prima accensione. Lascio a lui la parola. Isidoro Del Lungo prese l'astuccio d'argento che conteneva i fiammiferi della Lega Nazionale, lesse e pronunziò a chiara voce il motto impressovi: a suscitar la fiamma, soggiungendo parole e luce, luce preziosa che ci viene d'oltre Adriatico. Poi, rivoltosi al sindaco di Firenze, San Giorgi: signor sindaco di Firenze, disse, la Società Dantesca Italiana vi invita ad accendere la fiamma espiatrice augurale a Dante. E suscitata la fiamma, porse il fiammifero al sindaco, che accendendo la lampada disse: A Dante gloria, ora e nei secoli. Il fiammifero fu lasciato cadere, ma senza che nessuno si accorgesse dell'atto, una mano lo raccolse. Uno sconosciuto, un marinaio d'Italia, prese il fiammifero e lo portò poi sempre con sé, devotamente. Quell'oscuro marinaio era Nazario Sauro. La firma di Sauro è stata registrata nell'albo appositamente predisposto per la giornata e ricco di autografi importanti. E qui ben ci sta una piccola digressione sugli albi, che sono circa una dozzina e che vanno dalla metà dell'Ottocento agli anni 70 circa del Novecento. Basterebbe, per configurarli come una fonte storica di altissimo livello, ricordare alcune delle firme più celebri finora riscontrate. Si va da Pio IX, Vittorio Emanuele II, l'imperatore del Brasile e altri sovrani, la Duse, D'Annunzio, il pittore Glauco Cambon, Tommaso Landolfi e così via. Segnalo anche la presenza dell'autografo di Luciano Morpurgo, 1886-1971, fotografo ed editore spalatino dal complesso profilo biografico. La verità è che con le migliaia di firme di anonimi visitatori e celebrità italiane e straniere sono state registrate tutte quelle vicende dal tardo Risorgimento fino ai drammi del primo Novecento in cui qualcuno ha alzato in qualche modo lo sguardo verso Dante. È molto interessante considerare anche la pergamena che fu offerta insieme ai doni per registrare la solenne iniziativa. Appaiono le firme dei rappresentanti della società dantesca, tra i quali Isidoro Del Lungo e Guido Biagi, ma troviamo anche Giuseppe Picciola, letterato e docente parentino di forti sentimenti patriottici vicino a Carducci e a Oberdan. Partendo da una serie di foto che esibiamo in anteprima assoluta, concludo la trattazione di queste vicende occupandomi di altri tre doni che furono offerti alla tomba in tempi successivi. Si vedono tre oggetti o gruppi di oggetti. A sinistra la targa offerta da Pola nel 1908, a destra in alto la grande corona dei Dalmati del 1921 e nella vetrina il composito dono della corona di Fiume che risale al 1924, anno in cui la città liburnica entrò a far parte del Regno d'Italia. La targa di Pola fu consegnata solo il 1 novembre del 1908, quindi al di fuori delle feste dantesche, e da un piccolo gruppo di polesani, circa 6-7 persone.
L'opera fu realizzata dallo stesso fonditore triestino dell'Ampolla del Maier, Brogadin, e i documenti riportano lo scultore Zago come autore dell'opera. La colossale corona bronzea dei Dalmati fu portata a Ravenna il 6 novembre del 1921, già fuori dalle celebrazioni del centenario, ma ancora nella scia. Di particolare interesse risulta la corona dorata offerta dalla città di Fiume. È un manufatto ancora in corso di studio e che presenta molte caratteristiche su cui indagare. Su alcune foglie riporta i nomi di regioni italiane, dalla Sicilia al Piemonte, con qualche spiegabile lacuna, la Val d'Aosta per esempio, e insospettabili varianti di sapore irredentista o addirittura rivendicazionista, la Savoia, Nizza, la Corsica e perfino il Canton Ticino. Le feste dantesche hanno lasciato davvero una traccia indelebile nella storia del dantismo ravennate e italiano tout court. Ma gli italiani irredenti sono registrati negli albi di firme della tomba di Dante anche prima, soprattutto nei primi anni del Novecento, e lo furono anche dopo, quando Trieste era definitivamente rientrata a far parte dell'Italia, e mi riferisco al 1954, dopo il Memorandum di Londra. Per andare con ordine, rimangono tracce artistiche di notevolissimo valore risalenti al 1921. Infatti, in occasione del sessantenario fu indetto un concorso nazionale per la decorazione della chiesa di Dante, vale a dire la Basilica di San Francesco, oggetto di pesanti restauri che l'avevano lasciata molto spoglia. Il concorso fu vinto da Adolfo De Carolis, secondo arrivò Guido Cadorin e terzo invece Carlo Vostri, che aveva presentato un progetto decorativo insieme ad Arduino Berlan. Le opere prodotte da Vostri sono ancora oggi assolutamente interessanti e suscitano ammirazione. Si va dal progetto della controfacciata, che doveva contenere i funerali di Dante, presentati in diversi bozzetti e soprattutto in un cartone di grande formato, circa 1 metro per 1,40 m. E si passa attraverso le proposte di decorazione delle navate e dell'abside, del quale resta un progetto tridimensionale molto bello. Di Vostri, la biblioteca, nella sua veste di conservatrice del patrimonio museale dantesco, conserva anche una lunga serie di piccoli cartoni che descrivono singole scene tratte dalla commedia che dovevano andare a far parte del progetto decorativo di San Francesco, che poi non fu mai realizzato. La giuria era formata tra gli altri da Ugo Ietti, Duilio Cambellotti e l'immancabile Corrado Ricci, che si oppose fortemente alla realizzazione del progetto, mettendo in rilievo il contrasto, secondo lui, insanabile tra l'architettura medievale e la complessità dell'arte contemporanea. Nel 1961, ultimo capitolo di questo excursus, la società Dante Alighieri, sezione di Ravenna, organizzò presso la locale Camera di Commercio una mostra dedicata a Carlo Vostri. L'evento fu organizzato in collaborazione con le autorità triestine e con l'adesione, tra l'altro, del sindaco e del vescovo di Trieste, a quel tempo Monsignor Santin, con prestiti provenienti anche dal Museo Revoltella. La mostra fu a soggetto dantesco e fu aperta direttamente dalla nipote dell'autore, Maria Fernanda Vostri. Lei stessa volle ricordare la presenza dello zio, ardente patriota, alle feste dantesche del 1908, cui partecipò insieme a Zampieri, Sticotti, Cambon e Giovanni Maier. Ricordò poi la partecipazione commossa al concorso del 1921 e vide nella mostra del 61 la terza occasione che, cito, all'insegna dei valori della poesia, della pittura e della fede, congiunge le nostre due città, Ravenna e Trieste, che un unico mare bagna e fa sorelle. Maria Fernanda Vostri concluse il suo intervento citando i celebri versi danteschi di Inferno 9: «Sì come a Pola, presso del Carnaro, Italia chiude e suoi termini bagna», aggiungendo: «Questi versi per noi triestini suonarono come vaticinio, perché il pensiero politico di Dante era ben preciso per la nostra sensibilità di patria e furono un simbolo di fede e amore, e ancora oggi, nonostante lutti e tante lacrime, nonostante che tre delle nostre province redente nel 18 siano straziate o strappate e tre delle cinque vergini sagge non abbiano più olio per le loro lampade, sono ancora una speranza nei destini della mia terra all'Italia indissolubilmente legata».